Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars, ma in realtà oggi facciamo un video più dedicato al mondo Super Saiyan in generale. È un video anche per chi di voi gioca a Clash of Clans e per chi gioca a Clash Royale. Infatti oggi ragazzi vi mostrerò un trucchetto per ottenere delle risorse su tutti i giochi Super Saiyan contemporaneamente. Non sto scherzando, è una figata pazzesca che è uscita qualche giorno fa nella sezione news e noto solo ora che è sparita un po' a caso, tra l'altro non abbiamo capito il perché l'hanno tolta, ma il link ce l'ho ancora e quindi ve lo lascio nella descrizione di questo video. Non so per quanto funzionerà, cioè se state guardando questo video magari tra settimane o mesi dopo la loro pubblicazione, dopo la sua pubblicazione, guardate il video, poi pigiate il link, ma non so se funzionerà. Comunque adesso partiamo, vi spiego come funziona. È molto semplice ragazzi, risorse gratis non fanno mai schifo, come non fa mai schifo un bel mi piace. Quindi lascia il mi piace, non fare il taccagno maledetto. Mi piace l'iscrizione con campanellina e ovviamente in fondo allo shop il codice ferre. Siamo con la Charlie oggi, dopo capirete perché vi svolterò un pochettino. Ci arriviamo, non preoccupatevi. Sto per sconvolgere tantissimi iscritti con questa Charlie. Allora, prima di tutto il link. Eccolo qua, vi ricordo, voi lo trovate in descrizione. Allora, accettiamo tutto, ci mancherebbe altro. Allora, qua c'è tutta una spiegazione che noi ovviamente saltiamo. Qua c'è un quiz, ok? Basta premere su start, ragazzi, e di nuovo su start. Perfetto, allora, le risposte alle domande io ovviamente, ragazzi, ce le ho tutte. Però, se volete fare le persone a modo, potete rispondere anche voi. Allora, quali dati raccogliamo dai giocatori? La risposta corretta dovrebbe essere la prima. Ovvero, dati più marginali, tipo ad esempio i like, i messaggi, i player tag, le robe che riguardano il game. Quindi facciamo così, tac, e facciamo 150 punti con questo bellissimo Crow che ci fa il pollicione sull'erbetta di Clash of Clans. Che incrocio di immagini hanno fatto? Ah, forse devo collegare il Super Saiyan ID. Vabbè, penso che si possa fare anche alla fine. Pigiamo qua, ok, ci mette via la carta e il punteggio, come vedete, rimane segnato là in alto. Perfetto. Seconda domanda, perché Supercell raccoglie i tuoi dati? Beh, per migliorare i suoi servizi, i suoi giochi. La domanda quindi è la 2. La risposta quindi è la 2, ragazzi. E questa volta c'è un Lu, tra l'altro con la skin hamburger, e sempre sulle erbette di Clash of Clans. Mi triggera malissimo sta cosa, cioè, perché? Va bene, andiamo sulla terza domanda. Tra l'altro vedete che l'oro appunto sta aumentando. Sono solo 6 le domande, ci mettiamo un attimo. La domanda dice: cosa posso fare con i contenuti personalizzati? Banalmente posso limitare la pubblicità. La risposta è la 3. Ok, questa volta c'è un Dr. T sull'erbetta di Clash of Clans. Un po', ripeto, un croce di tutti i giochi. Strana sta cosa. Quarta domanda: a chi Supercell condivide i tuoi dati? La risposta è ai nostri service provider e ai nostri partners. Quindi la risposta è la 3. Ok, questa volta c'è un Carl, sempre sull'erbetta di Clash of Clans. Carl del pass, del primo pass delle veloci rapide, tra l'altro, bellino. Penultima domanda, come otteniamo i tuoi dati? La risposta corretta è la 2. Alcuni vengono forniti direttamente, mentre altri indirettamente con servizi di terze parti. Ok, la B. Oh, questa volta c'è il maiale di Heyday, va bene. Molto strano sto quiz, comunque sia. La domanda è, quali sono i tuoi diritti sulla protezione dei dati? La risposta è la 2. Ovvero, posso cancellare i miei dati, chiederne una copia e annullare l'iscrizione a tutto. Ok, quindi la B. Eccolo qui. E sto giro esce il boscaiolo di Royale, sempre sull'erbetta. Va bene. Ok, abbiamo tutti i punteggi che vengono sommati da questa sorta di pollo. Ok, parte questo pollo che comincia a salire, ci calcola il punteggio e ovviamente, avendo seguito i miei consigli, ragazzi, otterrete 900, ovvero il punteggio massimo. Il pollo infatti è contentissimo. E avete rispettivamente 50k di oro su Clans, 1000 su Royale e 100 su Brawl. Brawl è la povertà, come sempre. La domanda a questo punto è: Clans, ce l'ho aggiornato? Non entro su Clans da una vita, ragazzi. Cioè, oddio, no, in realtà recentemente sono entrato. Questo non è il mio account, aspetta. Questo è l'account di Anita. Vabbè, gli raccolgo un po' di gemme. TH9 full max, fantastico. Andiamo sul main, ok. Eccoci qua, perfetto, raccogliamo tutto. Diciamo che qua risorse ne ho già da vendere. Mi piazzo al volo, to una cupola infernale, ok. Una caserma nera, vai così. Un monolito anche, già che ci siamo, dai, anche un monolito. Ci sta sempre, lo mettiamo qua fuori, ok. Ma perché mi dà tutte le ricompense del pass anche se non ho fatto niente? Perché tutte le volte che apro i giochi dopo una vita mi trovo risorse
forse a caso. Ma a caso proprio, a casissimo. Vabbè, ok, ok. Se un domani farò il comeback su Clash of Clans farò il delirio, ragazzi. Ma quel giorno non è oggi, mi spiace. Vabbè, ad ogni modo, pigio sulla prima ricompensa, claim now. Ah, mi dà un codice da scansionare. Ma che stai dicendo? Posso pigiare, immagino. Ok, mi ha riportato in game. Bro, allora fammi chiudere il gioco. Facciamo così. Proviamo ad aprire, vediamo cosa succede. Cioè, io non ho idea se me l'ha dato loro, ragazzi. Ma in che senso posso avviare due miglioramenti insieme nel laboratorio? Non ho capito, scusa. Cos'è sta cosa? Cioè, ragazzi, è tutta una confusione su Clash of Clans. Vabbè, ho capito. L'altro lo paghi tipo con l'oro. Con le gemme, scusa. Ah, ok, ok. Allora, apriamo Royal. Sì, lo so, non si può vedere Royal aperto in questo modo, però ragazzi, concedetemelo. Royal l'ho aperto tipo l'ultima volta che è uscito il campione, se non sbaglio, vabbè. Comunque, non ci sono grosse novità. Oddio, ci sono novità, ma non robe eclatanti come su Clans poco fa. Allora, questo è il mio oro. Sì, è un po' tantino, lo so. Adesso capiamo se mi dà l'oro anche qua. Allora, devo chiudere qui, ok. Chiudo qua. Aspetta. Ah, vuoi vedere che adesso mi dà le ricompense? Come non detto. Ah, devo tipo rifare il codice? Cioè, devo tipo rifare il quiz, ok. Vabbè, la risposta alle domande è 1, 2, 3, 3, 2, 2. Quindi 3, 2, 2, ok. Mi riconta di nuovo tutto? Sì, mi fa di nuovo tutto il conteggio. Il pollo impazzisce. Let's go. Bella comunque come animazione, eh. Però vorrei anche le risorse io. Ma se, scusa, non ho capito, ma me lo fa fare... Me le fa prendere solo su Clans. Cioè, adesso che ho premuto Clans non me le fa prendere anche su Royale Brawl. Devi usare un altro dispositivo. Ah, va bene, con calma, nessun problema. Apriamo Brawl, a me Brawl interessa. Cosa non si fa per 100 di oro, ragazzi? Ok, allora sono da telefono, ok, start. Allora, le risposte sono 1, 2, 3, 3, 2, 2. Ok, mi fa di nuovo tutto quanto il calcolo, anche qua da telefono, come vedete, con l'animazione del pollo che decolla. Ecco qua, guardatelo lì. Zack, perfetto. Adesso seleziono Brawl Stars, eccolo qua. Faccio claim now, ok. Mi apre Brawl, quindi probabilmente mi disconnetterà adesso qua dall'account principale, infatti. Ok, però eccolo qui. Vuoi ritirare la ricompensa adesso? Ok, vuoi ritirare la ricompensa adesso? Ovviamente premo ritira, ok. Ricarichiamo tutto, ok. E dovrebbe esserci un avviso in game, eccolo qua. Sì, lo so, non guardate il secondo premio. È oggetto di un altro video, perché non è quello che sembra, ve lo garantisco. Donazione 100 monete di oro. Super easy, ritiriamo. Ma la mia domanda è: se io adesso utilizzo un altro device ancora, ma me ne mando sul medesimo account, mi arrivano? Devo per caso provare? In teoria il link è sempre lo stesso, quindi non dovrebbe funzionare, però nel dubbio prova. Ok, lo faccio da PC. Le risposte sono 1, 2, 3, 3, 2, 2. Ok, ottieni 100 di oro. Ok, scannerizza il QR code. Apro Brawl Stars, sempre da telefono. Mi farà riswitchare adesso per inattività, immagino. Sì, infatti. Ok, mi è apparso di nuovo l'avviso. Vuoi ritirare... Non si vede perché lo metto a fuoco. Vuoi ritirare la ricompensa? La risposta è sì. Ah, no, errore, ragazzi. Dannazione, non metto a fuoco. C'è scritto impossibile ritirare le ricompense perché è già stata riscattata. E c'hai anche ragione, ho provato a scammarti. Beh, ma se io utilizzassi tipo un altro browser, vediamo un po'. Mi fa rifare comunque il codice per Royal, magari, vediamo un po'. E la risposta è sì. Ok, figo. Quindi adesso faccio così. Royal claim now. Scannerizzo il QR code. Ok. Mi apre Clash Royal, in teoria. Vediamo un po' se appare qualche avviso di qualche genere arcano. Vediamo un po'. Oh, mi parte il tutorial. No, no, non sono loggato dal telefono, sono un animale, aspetta. Non c'è problema, ragazzi, scansiono il QR code con l'iPad. Ci credo. Oh, vuoi ritirare il tuo premio ora? Riscatta. Ok, abbiamo un regalo per te, 1000 di oro. Dove me l'avete mandato? Oddio, forse mi è arrivato e neanche me ne sono reso conto. Vabbè, ci sta, sono 1000 di oro su Royal, dove c'ho 2 milioni. Direi che è più che onesto. È arrivato il momento di parlare di questa Charlie. Perché è in lobby e soprattutto perché ha ancora 0 coppe? Beh, ragazzi, sono in una situazione un po' particolare. Tra le varie cose post mondiale, la settimana solo Chuck credo che oramai sia ufficialmente data allo sbaraglio. Quindi, anche se nessuno l'aveva capito dagli ultimi video, ragazzi, faccio uno spoiler. Chuck era arrivato alla bellezza di 734 coppe. Lo so, nessuno se lo aspettava, eh?
Il gatto anti-spoiler ha funzionato benissimo nei video precedenti. Ragazzi, Charlie, è arrivato il suo momento. Io direi che è alquanto stupido non cominciare a giocarla. È forte da far schifo questo brawler. Togliamoci anche il tocca gioca ancora, che è terribile. Ed è questo il motivo per cui perderò probabilmente. Andiamo in Brawl Ball. Cominciamo a giocarla, ragazzi. E parleremo meglio di Charlie e di quanto sia forte nel video di domani. Quindi non perdetevelo. Faccio giusto un game così, diciamo, commemorativo per inaugurarla, ecco. No, per inaugurarla no, perché l'ho giocata l'altro giorno in candidati del giorno, appunto. Notare come ci stiano facendo gol. Ok, opzione. Bella per i ragnetti. Attenzione al bull. Vabbè, devastante. Ah, ma tra l'altro c'è un'altra Charlie in squadra, come me ne sono accorto adesso. Fantastico. What? Ok, perfetto, andato. È stato veramente entusiasmante come game, lo so, lo so. Ah, c'ho lo star droppino, va bene. Dai, riprovo a fare un game sperando di trovare della gente con le mani adesso. Sai, siamo pur sempre a 10 coppe, dai, ok. Ma che poi in realtà non è scontato, perché magari trovi dall'altra parte delle persone che sono anche altri di trofei. Hanno il brawler a 0 coppe perché l'hanno appena sbloccato, ma magari loro sono anche alti, eh. Però no, non è questo il caso, mi sa, perché ci stanno facendo fare quello che vogliamo. Ok, bello. Attenzione a Buster. Ok, e facciamo una robetta like this. Non giampa, peccato. Se giampava il surge era proprio al massimo. Ok, spariamoci il mondo di nuovo. Voilà, facciamo così. Let's go, e voilà. Credo che non usciranno dei gameplay entusiasmanti se continuo così. Quindi io direi che può bastare. Io spero che il video tips vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, ripeto, parleremo meglio di Charlie nei prossimi giorni. Il link per ottenere queste ricompense ve lo lascio, ripeto, in descrizione. Quindi io vi ringrazio per la visione e ci becchiamo domani. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao belli!